Allora, è tutto chiaro, Kiko? Non staremo via molto, mi raccomando. Qui c'è l'elenco delle cose che potete fare. E questo è l'elenco delle cose che non potete fare. Poca TV, pochi dolci, niente cioccolato e zero bibite gassate. Siamo d'accordo? Stavolta hanno capito che faccio sul serio. Oh! Ragazze, chi ha ordinato 7 pizze? Io no. Perché guardi me? Grazie mille. Buona giornata. Beh, credo che anche stavolta riusciranno a cavarsela da soli. Quei cuccioli iniziano a preoccuparmi. Beh, volevate uscire senza di noi. Sky, ragazzi! Noi siamo pronti per partire. Siete stati gentili ad accettare il nostro invito. Grazie per averci coinvolto, così non ci sentiamo del tutto inutili. Scherzi, il vostro aiuto è indispensabile. Anche senza poteri, gli stregoni restano sempre dei tipi pericolosi. Sei preoccupata, Isha? Ormai la conosco, quell'espressione. È questa missione che mi preoccupa. Sto pensando al futuro. Una volta consegnati gli stregoni a Morgana, sarà tutto finito. Potremmo vivere felici sulla Terra come abbiamo sognato. Winx! Preparatevi al viaggio! Benvenuti sui Monti Sibillini! Questa è la grotta di Sibilla, la fata della giustizia! Sibilla vi sta aspettando. Seguiteci. Sono contenta di ritrovarvi, ragazze, e sono felice di conoscere i vostri compagni. Bene, vedo che avete portato rinforzi. Questo significa non avere fiducia. Questo significa essere prudenti, Ogron. Come sta Duma? Peggio, purtroppo. Siamo preoccupati per lui. Il trasferimento sull'isola di Tirnanog potrebbe essergli fatale. Nelle sue condizioni non potrà affrontare il tribunale magico nel castello di Morgana. Ha bisogno di cure. Lo porteremo a Gardenia, allora. Mi occuperò di lui con la mia magia curativa. Sibilla e le sue fate hanno già fatto ogni tentativo. Su Andros ho studiato degli incantesimi potenti. Voglio fare un ultimo tentativo. È arrivato il momento di offrire alla regina delle fate terrestri il segno della resa, il nostro cerchio nero. Questo è compito tuo, Ogron. Ragazze, ricordate l'ultima profezia delle fate etere? Qualcuno cadrà e solo il terzo dono del destino potrà strapparlo alla morte. Il dono nero! Il dono più terribile è anche il dono più grande e potrà usarlo solo una di voi per un'unica volta. Ti ringraziamo per il tuo aiuto, fata Sibilla. Winx! Zoomix! Winx! Zoomix! Andiamo, ragazzi! È così difficile guardare la vita scorrere via senza mai poter fermare il destino. Il castello di Morgana è qui, ma per raggiungerlo occorre aprire il portale per il regno delle fate terrestri. Il tuo cerchio bianco, Roxy, è quella la chiave! Va bene, se volete la guerra!
così. Vi ordino di andar via! Gli ordini della fata degli animali non si discutono. Perdonate i corvi del castello. Si ricordano dei cacciatori di fate, ma a differenza della nostra regina, queste creature non sanno essere ragionevoli e soprattutto non conoscono il perdono. Andiamo adesso, la regina Morgana vi sta aspettando. Il cerchio nero, nero come la notte, nero come l'abisso, il cerchio è la porta dell'abisso! Le fate di Sibilla hanno cercato una cura senza capire quale fosse il male. Guardate! Le sue mutazioni sono sempre più frequenti. Non è stato un incantesimo a ridurlo in questo stato, ne sono sicuro. I suoi livelli di energia sono disarmonici. Non controlla più i suoi poteri. Riuscite a cavarvela da soli? 5 minuti, però! Riconoscete questo luogo? È il posto che voi avete trasformato in una prigione per fatti. Ci avete rinchiuso nel nostro palazzo. Poi avete rubato le ali a ognuna di noi, una dopo l'altra. Però le ali ricrescono, lentamente ma ricrescono. Ci sono voluti secoli, ora sapete che niente per sempre. Siamo più forti e grazie a Roxy e alle Winx, noi siamo di nuovo libere. Regina Morgana, ecco gli stregoni del cerchio nero. Li abbiamo condotti qui perché siano giudicati da voi. Morgana, voglio che tu sappia che siamo pentiti per ciò che abbiamo fatto. Durante la cerimonia della verità scopriremo se il vostro rimorso è reale e più delle parole sarà il vostro cuore a rivelare la verità. Certo, questo anello è il cerchio nero dei cacciatori di fate. Lo riceverò dalle tue mani al momento della cerimonia. Fino ad allora sarà custodito in questo scrigno. Oh? Scortateli nel salone inferiore e non perdeteli di vista! Questa, un tempo, era la casa di tutte le fate terrestri. Un regno incantato tra la terra e la dimensione magica, che gli stregoni hanno distrutto e umiliato. Era un luogo felice. E tornerà ad esserlo, Morgana. Rinunciare alla vendetta contro il mondo degli uomini vi ha rese migliori. Nebula una volta era la fata maggiore della pace, mentre oggi è la fata maggiore della guerra. Vivere nell'odio desiderando vendetta e distruzione non è vivere. Sei molto saggia, Roxy. Anche per questo per noi tu rappresenti un nuovo inizio e una nuova speranza. Le porte di Tir Nanog saranno sempre aperte per te. Questo palazzo ora è la tua casa. Apprezzo molto questa offerta, ma il mio cuore sarà sempre a Gardenia, con la mia famiglia. Hai un'immagine con te? Ecco, lui è Klaus, il mio papà. Il mio cane invece si chiama Artù. La tua famiglia. Signora, oh? Siamo pronte per cominciare. Andiamo dunque. Il giorno della giustizia è arrivato. Forse ci siamo, ragazzi. Duman deve aver esagerato con i suoi poteri mutaforma negli ultimi tempi. Le fate di Sibilla non avevano capito che il problema e la soluzione andavano cercati entrambi dentro Duman. No, Nabu! Sì, funziona. Nabu! Ehi, dov'è finito? Io li seguo, tu avverti gli altri. Nabu, resisti, Nabu. Sono qui. Eccoli, sono loro! Là! Riven, Nabu! Siamo tutti interi, per fortuna. Sì, ma ancora per poco. Fermati, Duman!
I tuoi poteri ora sono fuori controllo, ma io posso aiutarti a guarire. E chi ti ha detto che voglio guarire? Non capisci che presto la tua energia magica finirà per consumarti? Tra poche ore questo mondo sarà solo nostro! Gli stregoni del cerchio nero hanno vinto! Ma di che cosa stai parlando, Duman? Sto parlando del cerchio nero! Quando Morgana toccherà l'anello, sarà la fine per tutte le fate! Ma allora, la promessa di Ogron? Ogron? Non si è mai pentito! Dobbiamo avvertire le ragazze! Ancora un tradimento, ma questo sarà l'ultimo! No, non voglio scomparire! Fammi uscire di qui, liberami! Possano le ombre di Avram inghiottire la belva che è dentro di te! Ehi, ricordami di non farti mai arrabbiare. Ora torniamo sull'isola, ragazzi. Ogron, Anagan, Gantlos, prima che inizi la cerimonia della verità, avete qualcosa da dire? Siamo pronti ad affrontare il tuo giudizio. Rinunciamo per sempre alla nostra magia. La vostra presenza qui vi fa onore. Sono certa che questo evento sarà ricordato per generazioni. Regina delle fate, accetta il cerchio nero, in segno della nostra umiltà. Nessuna traccia delle ragazze! Devono essere già al castello di Morgana! Muoviamoci! Morgana! No! Ehi, fermi lì! Dove credete di andare voi? Ma che succede? Oh no, siamo arrivati troppo tardi! Credevate che mi sarei arreso così facilmente? Gli stregoni del cerchio nero non conoscono la parola pentimento. In fondo all'abisso avrete tutta l'eternità per ricordarvelo. Fate guerriere! All'attacco! Il cerchio nero ha attivato un passaggio extradimensionale di potenza superiore. State lontane dai vortici. Qualunque cosa ci sia dall'altra parte, non c'è ritorno per chi viene inghiottito. Roxy, porta al sicuro la regina Morgana. Ora tocca a noi, ragazzi. Sì! Fermate l'incantesimo! Tanto non avete nessuna speranza contro di noi! È vero, siamo più deboli di un tempo, ma saranno i venti dell'abisso a spazzarvi via. Soffieranno fino a quando l'ultima fata della Terra non sarà scomparsa nelle sue profondità. Cosa preferite fare? Affrontarci o salvare tutte queste fatine?
prima fata della Terra. Abbiamo un conto in sospeso, vero Rossi? Tutto è iniziato con te e tutto finirà con te! No, Ogron! Tutto finirà con voi! Luman è stato sconfitto! Vi conviene arrendervi! Gli specialisti sono qui! Scatenate l'energia oscura! Armatura di gamma! Lasciami, Roxy. Sto bene adesso. No, sei troppo debole. Tieniti a me. La regina non può mostrarsi fragile. Ricordalo se un giorno sarai al mio posto. Dovete rientrare subito nel castello. Non possiamo ritirarci adesso. È la nostra occasione per distruggere Ogron. Il mio è un ordine, Nebula. Va anche tu, Roxy. Nel castello sarai al sicuro. No, devo aiutare le mie amiche. Super prima! Vento d'autunno! Nabu, si può sapere dove stai andando? L'abisso, devo chiuderlo! Aspetta, non puoi farcela da solo! Occupatevi di Ogron, fermerò questo sortilegio! Il cerchio nero è andato distrutto! No. Non c'è un oggetto magico tanto potente da poter racchiudere questo sortilegio! Aspetta! Il cerchio bianco di Roxy! È la vostra chiave per il regno delle fate. E va protetto! Mentre questo è un oggetto magico ed è abbastanza potente per combattere con l'abisso. Pozzo delle tenebre, io ti comando! Sfido la tua oscurità ad affrontare il potere della luce! Piegati alla forza del sole! Allora, sono stato bravo, ce l'ho fatta. Già, ce l'hai fatta, amore mio, ce l'hai fatta. La magia oscura ha consumato le sue forze. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa o sarà troppo tardi. Oh, ti prego, Nabu, resisti, non lasciarmi. Non ti lascerò mai. Dovunque saremo, in qualsiasi tempo, in qualsiasi mondo, io sarò sempre con te. Non piangere, Aisha. Ti voglio bene. Il dono nero, l'ultimo dono del destino delle fate etere, è il momento di usarlo. Fate etere, io vi imploro, concedetemi l'incantesimo della vita. Ogron! Ridammelo subito! Lo vuoi? Eccolo qua! No! Ops! Che sbadato! Ho sprecato il dono del destino per ridare la vita a questo piccolo fiore. Oh, avanti! Non piangere! È sparito! Molte fate sono cadute nella lotta contro gli stregoni. Nabu è stato il primo mago che ci ha aiutato. Vi prenderete cura di lui? Fino al suo risveglio, hai la mia parola. Povera ragazza. Se tu non fossi stata tanto arrendevole, questo non sarebbe accaduto. Non ti è concesso di parlarmi in questo modo. Il perdono è stata la tua colpa più grande. Abbiamo bisogno di una regina più determinata. Ti voglio al mio fianco, Aisha. Questa vendetta oggi è anche tua. Aisha, non farlo! Io non avrò pace fin quando gli stregoni non saranno stati cancellati da questo mondo. Dovreste unirvi anche voi. Sai che non possiamo. Nabu era vostro amico. Glielo dovete. Nabu non avrebbe voluto, Aisha.
La vendetta è sempre sbagliata, riflettici! Quando è così non abbiamo nient'altro da dirci! Addio. Questa è una sfida, Nebula. Sono abituata a combattere, ti aspettiamo al castello!